Il progetto di ricerca riguarda i gas idrati di metano. I gas idrati di metano sono un'importante risorsa potenzialmente utilizzabile come fonte energetica a bassissimo impatto ambientale, perché queste strutture, che sono tipicamente nei fondali marini, contengono metano che può essere utilizzato, ma soprattutto sostituito con della CO2, per cui questo metano risulterebbe ambientalmente compatibile perché è compensato dalla CO2 sequestrata. Il progetto è velleitario, coinvolge 5 importanti istituti di ricerca a livello italiano, l'Università di Perugia, in particolare la sede di Terni, è coordinatore nazionale. E poi ci sono il Politecnico di Torino, l'Università di Ferrara, l'Università di Chieti, Camerino e l'Istituto Oceanografico di Trieste. È un progetto multidisciplinare perché ovviamente ci sono aspetti di natura ingegneristica, ci sono aspetti di natura geologica, ci sono aspetti di natura oceanografica e aspetti di natura chimica, fisica, cioè di scienza di base. Per cui ce ne saranno tante le cose da fare, le attività da svolgere e le collaborazioni che dovranno essere istituite e gestite fra queste unità operative.